E adesso prego il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio De Caro, di prendere la parola e di svolgere la sua relazione introduttiva. Prego Antonio. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, signori rappresentanti delle Camere, signor Presidente della Regione Lombardia, Presidente della Provincia, care colleghe, cari colleghi che venite da tutta Italia, benvenuti alla 39esima Assemblea Nazionale dell'ANCI. Signor Sindaco di Bergamo, Giorgio, è un grande piacere, oltre che un grande onore per me e per tutti noi essere nella tua Bergamo. È qui che abbiamo voluto convocare tutti i sindaci e tutti gli amministratori locali d'Italia per mostrare loro una città che guarisce dopo che ha subito una grande ferita. Quella ferita che ancora brucia nella casa dei bergamaschi che hanno perso una persona cara a causa del Covid. A nome di tutti i sindaci d'Italia, Giorgio, ti voglio dire grazie. Grazie perché con una forza d'animo tipicamente orobica e un rigoroso rispetto delle istituzioni hai aiutato la tua comunità a rimettersi in cammino, indicando anche a tutti noi la strada. Grazie perché non hai mai smesso di sperare quando in molti al posto tuo forse si sarebbero fatti sopraffare dal dolore e da quel senso di impotenza e smarrimento che tutti noi abbiamo vissuto in quel periodo. Ti vogliamo bene anche per questo, Giorgio, tutti quanti. Negli occhi del mondo, non solo del nostro paese, resteranno per sempre le immagini delle camionette dell'esercito costrette a trasferire le bare fuori dalla città per dare loro una degna sepoltura. Ma tu, insieme ai tuoi concittadini, hai saputo trovare il coraggio e la determinazione per ricostruire la tua comunità e restituire fiducia all'Italia. Su questo concetto di fiducia mi sono soffermato a riflettere in questi giorni. Tante volte abbiamo detto che i sindaci sono i rappresentanti istituzionali che più godono della fiducia dei loro concittadini. Spesso il merito, onestamente, non è nemmeno nostro, ma è legato proprio a quella dimensione di prossimità fisica ed emotiva che viviamo ogni giorno con la nostra gente, anche alla capacità di verifica che tutti hanno rispetto alle azioni di un sindaco e a quelle affinità che ci uniscono e che si basano sulle esperienze, sui sogni, sulle aspirazioni che abbiamo l'onore di condividere con le nostre comunità. Eppure, nell'ultimo anno c'è un'altra figura istituzionale che ha ottenuto dagli italiani un attestato di fiducia più alto di quello dei sindaci, per il suo altissimo senso etico, per il suo impegno civile, per la sua vicinanza umana che si è tramutata negli anni in esempio e guida per tutti noi. Sto parlando del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Benvenuto Presidente, è un piacere riaverla qui con noi, la ringraziamo per essere ancora una volta accanto ai sindaci durante la nostra assemblea annuale. Se ci serve, ci sono. Se serve, ci sono. Sono state queste le sue parole in quei giorni concitati. Ecco, signor Presidente, nel suo consueto stile schietto ed essenziale, in quel se serve ci sono, è riuscito a racchiudere il significato più autentico
dell'essere un servitore dello Stato. Faccio una violazione al protocollo, signor Presidente, mi capita qualche volta. L'anno scorso, durante l'assemblea di Parma, quando ci siamo salutati, io gli ho detto: so che è finito il mandato, ma il nostro auspicio, il nostro augurio è di ritrovarla magari l'anno prossimo alla nostra assemblea. È successo, Presidente, e noi non possiamo nascondere la gioia e la soddisfazione di averla qui come più alto rappresentante delle istituzioni repubblicane. Negli anni che abbiamo alle spalle, soprattutto nei momenti più difficili, l'ha ricordato prima Giorgio e anche Enzo nel suo intervento, i sindaci italiani hanno sempre saputo di poter contare sulla sua attenzione e sul suo sostegno. E sempre hanno trovato nelle sue parole, nei suoi gesti, un esempio, un incoraggiamento, un motivo di speranza, l'indicazione della strada giusta da percorrere nella nostra funzione di servizio. Sempre nelle sue parole abbiamo ritrovato la voce del Paese, la voce dell'Italia che lavora, che studia, la voce dell'Italia che soffre, che resiste, la voce dell'Italia che spera, che sogna e che ricostruisce. Nelle sue parole ci riconosciamo con orgoglio, così come quando cantiamo l'inno di Mameli, quando indossiamo la fascia tricolore o gioiamo per strada con le bandiere che sventolano quando l'Italia dello sport conquista uno dei suoi trofei. E a proposito di bandiere, di sport, di persone nelle quali ci riconosciamo e anche di ripensamenti, permettetemi di mandare un saluto a una italiana che ci ha resa orgogliosi qualche tempo fa. Si chiama Paola Egonu. Voglio dirle una cosa sola. Da qui. Paola, su quella storia della nazionale italiana di pallavolo, ripensaci, perché l'Italia ha bisogno, ha tanto bisogno di atlete, di campionesse e di cittadine come te. Se ci pensiamo bene, lo dico ai sindaci e agli amministratori locali, no? Quella di Paola è una voce del nostro paese, che noi sindaci e amministratori conosciamo bene, la voce di tutte quelle persone che subiscono pregiudizi e discriminazioni. Noi sindaci conosciamo la voce della speranza dei nostri concittadini, che spesso chiedono di vivere in città più belle, più moderne, più sicure, dove costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli. Noi sindaci conosciamo la voce disperata di chi ci chiede di fermare la pioggia, quando la pioggia si trasforma in tragedia. Noi sindaci conosciamo anche la voce di altri sindaci che chiedono di non essere lasciati soli a contrastare gli effetti di una calamità naturale, di una frana o di un'alluvione. E da questo palco, da Bergamo, speri arrivi forte il nostro cordoglio, la nostra vicinanza ai sindaci dei comuni delle Marche che qualche mese fa sono stati costretti a seppellire 11 loro concittadini. A questo lutto che ci riguarda tutti e che si aggiunge ad altri lutti dei tragici eventi del passato, più o meno recenti, anche qualche mese fa abbiamo avuto degli altri lutti, non basta però rispondere con il cordoglio o con una dichiarazione. Occorre che tutti noi prestiamo ascolto alla voce di chi ormai da tempo ci dice che siamo in pericolo, a chi ci avverte che il cambiamento climatico non è più una previsione, a chi ci dice che il cambiamento climatico non è più la previsione nefasta degli scienziati, ma è la voce della natura che ci urla che non abbiamo più tempo e che dobbiamo agire oggi. E noi possiamo e dobbiamo farlo. Lo dobbiamo alle vittime dell'alluvione delle Marche e lo dobbiamo ai nostri territori che possiamo salvare, proteggere, mettere in sicurezza finché c'è ancora tempo per poterlo fare.
Come sapete, noi sindaci siamo soliti parlare di ciò che aspetta a noi, di quello che possiamo fare e di quello che purtroppo non possiamo fare. Penso al grande lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi sui fondi del PNRR. Eravamo 12 mesi fa a Parma e chiedevamo al governo, che era allora in carica, tempi certi per lo stanziamento dei fondi assegnati ai comuni e procedure semplificate per far partire le opere che spettano agli enti locali. Oggi, a distanza di un anno, possiamo dire, come sindaci, che abbiamo ottenuto risultati importanti rispettando i tempi che ci eravamo dati. Mi pare un piccolo record per questo Paese. Di questo va dato merito anche a tutti i dipendenti e i tecnici che in questi mesi sono stati insieme a noi negli uffici per non mancare neanche una scadenza. Loro sono una parte importante del nostro lavoro. Una parte importantissima. E aver portato a casa il nuovo contratto nazionale di lavoro delle funzioni locali era per noi un dovere anche nei loro confronti. Permettetemi inoltre di ringraziare, non lo faccio quasi mai, dicono che sono anaffettivo da questo punto di vista, voglio ringraziare tutta la struttura dell'ANCI, Veronica Nicotra, Stefania Dota, Antonella Galdi, Patrizia Minelli e Lara Panfili, tutte donne. E l'IFEL, Andrea, non so, l'ho visto da qualche parte, Andrea Ferri, ma anche tutti i nostri capi dipartimento, i collaboratori che in questi mesi si sono impegnati al massimo per risolvere i problemi, trovare le soluzioni, difendere, che non è semplicissimo, nell'interlocuzione con gli altri livelli istituzionali, il punto di vista dei comuni italiani, dando ai comuni stessi il supporto tecnico e giuridico di cui avevano bisogno, soprattutto negli ultimi mesi. Noi come sindaci siamo convinti che le scelte che sono state compiute siano state quelle giuste, che il percorso che abbiamo fatto fino ad ora è stato un percorso efficace fino a diventare anche un modello per il funzionamento futuro della nostra pubblica amministrazione. Ci sono ancora importanti aspetti, importanti criticità su cui intervenire. Evitiamo, per le risorse assegnate ai comuni, di rimettere in discussione le basi del PNRR, le scelte fondamentali che abbiamo fatto insieme all'Europa, rischiando di rallentare o addirittura di fermare tutto. Il nostro unico intento adesso deve essere quello di accelerare le procedure, realizzare le opere che abbiamo programmato e spendere le risorse che ci sono state assegnate. È un'opportunità irripetibile, è un'opportunità incredibile per i comuni e per il nostro Paese. So che ci sono valutazioni contrastanti sullo stato di avanzamento dei progetti del PNRR. Non entro, come ci capita di fare, anche per correttezza istituzionale, negli ambiti del piano che non sono di riferimento dei comuni, non entro nel merito dei fondi che sono destinati ad altre articolazioni dello Stato, alle regioni, però posso dire che i fondi destinati ai comuni li stiamo impegnando tutti. Avevamo preso degli impegni e quegli impegni sono stati mantenuti fino in fondo. 40 miliardi di euro erano destinati ai progetti nei comuni. Avevamo detto che entro l'estate del 2022 dovevano essere assegnati e sono stati assegnati. Tutti e 40 miliardi. Quei miliardi sarebbero arrivati se le nostre amministrazioni fossero state in grado di elaborare i progetti, di presentarli, di rispondere ai bandi e di fare tutto nei tempi concordati secondo i requisiti che erano stati fissati dal Governo e dalla Commissione europea. E così è stato. Guardate, a dirlo adesso sembra facile, ma quando ci siamo trovati di fronte alle prime scadenze da rispettare, per tanti sembrava una missione impossibile. Ebbene, quella che sembrava una missione impossibile oggi sembra una missione straordinariamente possibile. Praticamente tutte le assegnazioni di risorse sono state fatte e per alcune opere siamo entrati nella fase di affidamento dei lavori che precede ovviamente l'apertura dei cantieri. Questo risultato lo dobbiamo alla capacità dei comuni, che ricordo sempre, non perché lo dice
il presidente dell'ANCI, lo dicono i sindaci, lo dicono le statistiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti. I comuni spendono il 25% delle risorse complessive per opere pubbliche nel nostro Paese, quindi siamo degli interlocutori affidabili. Il merito è stato sicuramente dei comuni, ma il merito è stato anche legato alla piena collaborazione che abbiamo avuto con il Parlamento, con le regioni e con i governi che si sono succeduti in questi mesi. Questa rinnovata disponibilità l'abbiamo colta già nei primi contatti che abbiamo avuto con alcuni esponenti del nuovo governo. Oggi c'è il ministro Calderoli, che saluto e che abbiamo incontrato in questi giorni. Questi contatti saranno sicuramente rafforzati dalle tante presenze dei ministri in questi 3 giorni e dall'incontro che avremo qui con il Presidente del Consiglio. Abbiamo cominciato ad affrontare i temi che sono rimasti aperti e che si presenteranno nelle prossime settimane. Con il pragmatismo che ci contraddistingue, abbiamo voluto ricordare innanzitutto i risultati che abbiamo ottenuto. Sono state velocizzate le procedure per l'assegnazione delle risorse, grazie anche alla scelta di fondo, che secondo noi ha rappresentato uno spartiacque di questa vicenda, quando si è deciso di assegnare direttamente ai comuni i fondi che erano stati previsti, saltando passaggi intermedi, tagliando i tempi burocratici, a partire da quelli lunghissimi, interminabili, che si rendono inevitabili quando facciamo la spola tra comuni, regioni, ministeri e poi a ritroso ministeri, regioni, comuni. Ecco, non abbiamo scavalcato nessuno perché abbiamo fatto la programmazione, l'abbiamo fatta però in maniera semplificata, riducendo i tempi burocratici. È un modello che dobbiamo provare a rendere stabile per tutti gli altri provvedimenti che riguarderanno fondi e competenze che sono competenze dirette dei comuni. Credo sia arrivato il momento di trovare un giusto equilibrio tra le programmazioni ministeriali e regionali e le autonomie dei comuni e il loro diritto ad avere anche stabilità e certezze delle risorse. Perché molte volte dietro il vessillo della programmazione abbiamo alimentato un modello faraginoso, caotico, poco efficiente. Pensiamo, faccio un esempio per tutti, un settore strategico per i comuni. Qual è quello più strategico? Tendere la mano a chi sta più in difficoltà degli altri, no? Girarsi indietro, perché tutti dobbiamo arrivare al traguardo. Il settore del welfare. Bene, il welfare è una funzione comunale fondamentale che è tutelata dalla Costituzione. Lo Stato stanzia tantissime risorse, ma le stanzia attraverso tanti rivoli. Fondo nazionale per le politiche sociali, fondo per un'autosufficienza, fondo per la povertà, fondo per il dopo di noi, solo per citare quelli più importanti. Per darvi una grandezza, questi fondi ammontano nel 2023 a 1 miliardo e 800 milioni. Ogni fondo ha regole sue, a volte anche un po' cervellotiche. Tempi di erogazione sono diversi, alcuni li gestiscono le regioni, altri li gestisce direttamente il Ministero e arrivano molte volte alla fine dell'anno questi fondi. E noi la programmazione la dovremmo fare all'inizio dell'anno, addirittura l'anno precedente. Proviamo a chiedere al Governo l'istituzione di un fondo unico per il sistema di protezione sociale comunale. Possiamo programmare le attività all'inizio dell'anno, semplifichiamo le procedure. Questo va a beneficio ovviamente della popolazione delle nostre città che ha più bisogno. Non costa nulla, non abbiamo chiesto soldi al Governo. Mi sembra una proposta importante, la prima che facciamo oggi al Governo proprio qui da Bergamo. Per tornare alle soluzioni importanti che ci hanno consentito di procedere nella vicenda del PNRR, ricordo a tutti che finalmente abbiamo ottenuto lo sblocco delle assunzioni, così finalmente un po', anche se ancora molto, molto, molto limitate, ma un po' di forze giovani, competenti, stanno arrivando a colmare le lacune dei nostri organici che sono ormai decimati, così come siamo contenti anche dell'accordo che abbiamo stipulato con Invitalia, con Cassa Depositi e Prestiti, con la Consip, grazie all'intervento del Governo, ma anche grazie all'intervento del Parlamento. Devo dire un'ultima cosa su questo tema, quello, il tema che ci sembra più attuale, qua sto per chiedere i soldi, lo dico al Governo. Il tema più attuale e stringente abbiamo avuto nella scorsa primavera, che è stata l'impennata dei prezzi delle materie prime, ha messo in discussione la fattibilità delle opere che sono state progettate ovviamente con un'altra scala di costi.
Con il governo precedente l'ANCI ha concordato un fondo per il 2022 e una procedura semplificata che ci ha permesso di ottenere delle risorse in maniera molto semplice. Ora stiamo chiedendo al governo di aggiornare anche rapidamente la copertura economica di quel fondo, perché è evidente che, come dire, i lavori più importanti li avremo nel 2023 e nel 2024, e quindi noi abbiamo la necessità subito di aggiornare i quadri economici per le gare che dobbiamo bandire. Ho fatto un esempio oggi durante il Consiglio nazionale per restare alla mia città. Una cosa è la riqualificazione del mio lungomare, è da 6,5 km. Posso portarlo a 6, a 5,5, a 5, troveremo altre risorse nel futuro, ma un asilo nido non posso togliere una mensa o i bagni. L'asilo nido o si fa o non si fa. La scuola innovativa o si fa o non si fa. E noi vogliamo che si fa, perché vogliamo migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini. Sono però fiducioso che questo problema potrà essere risolto, anche considerando l'effettivo poi importo finanziario da integrare. L'accordo che abbiamo fatto per il fondo per le opere indifferibili, quello a cui ho fatto riferimento prima con l'accesso diretto, per noi è stato importante non solo per il suo portato pratico, lo è stato soprattutto per un fatto simbolico, perché rappresenta in modo plastico una soluzione efficace basata sulla fiducia. Il governo ha avuto e il Parlamento hanno avuto fiducia dei sindaci, fiducia nel senso più autentico, quasi etimologico del termine, fiducia, che deriva dalla parola latina fides, quel riconoscimento dell'affidabilità dell'altro, basato su qualche cosa che si conquista sul campo, che richiede l'incontro e il contatto. In questi mesi l'Italia ha scelto di fidarsi dei suoi sindaci e noi quella fiducia non l'abbiamo tradita, perché noi sindaci sappiamo bene le condizioni di questo patto, le conosciamo bene, è un patto che ogni giorno si rinnova negli sguardi, nelle speranze dei cittadini che incontriamo per le strade delle nostre città, sotto il portone del comune e per qualcuno anche sotto il portone di casa. Se tradiamo quel patto, quegli sguardi, quelle speranze, per noi sindaci non c'è il paracadute di un listino compilato dal segretario di un partito. Se tradiamo quel patto, quegli sguardi e quelle speranze, noi semplicemente ce ne torniamo a casa, quella del portone dove ci aspetta. Ed è giusto così perché è proprio grazie a questo meccanismo di fiducia, diretto, schietto, senza mediazioni tra i cittadini e gli amministratori locali, tra i cittadini e i sindaci, che questa istituzione continua a funzionare. Forti della fiducia dei nostri concittadini, chiediamo fiducia a questo governo. Si fidi del nostro operato, si fidi guardando ai dati, ai numeri, alle procedure di gara avviate, alle previsioni di spesa. Si fidi del fatto che stiamo facendo il nostro lavoro e stiamo provando a farlo bene. Vi potrei elencare capitoli di spesa, cifre, che sono il nostro pane quotidiano, a me ancora di più, facendo l'ingegnere, qualcuno mi ricorda, anche stamattina me lo ricordava qualcuno, che ho più dimestichezza con i numeri che con le parole. Però, come dire, oggi voglio parlare della possibilità di completare o non completare
le opere che sono di interesse immediato, non di noi sindaci, ma delle nostre comunità, sono di interesse immediato della vita delle persone. A me pare indicativo anche che molti avvisi hanno visto la partecipazione di progetti che hanno superato molto la disponibilità economica. Che vuol dire questo? Che nei comuni c'è un patrimonio progettuale di cui dovremmo tenere conto anche oltre il PNRR, no? Considerando anche altri programmi di investimento che sono in fase di avvio, penso su tutti al nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione. I dati della Ragioneria Generale ci dicono che 5.708 comuni, che sono il 72,2% del totale, sono tornato a dare i numeri un'altra volta, sono soggetti attuatori di almeno un investimento del PNRR. A questi si aggiungono le misure che interessano trasversalmente tutti i comuni d'Italia, le piccole opere, per esempio, per l'efficienza energetica e lo sviluppo territoriale sostenibile. Noi stiamo parlando, quando parliamo di PNRR, non di tabelle, noi parliamo di alloggi sociali riqualificati, nuovi parchi pubblici, autobus ecologici, nuove linee di tram e metro, servizi per persone anziane e disabili, piste ciclabili, assistenza abitativa per persone senza fissa dimora, scuole, asili, palestre e impianti sportivi, nuove applicazioni e tecnologie digitali, impianti per la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. Grazie alla programmazione e alla spesa dei fondi del PNRR porteremo nelle nostre comunità 3.000 autobus nuovi ed ecologici, 16.500 alloggi popolari più moderni e confortevoli per altrettante famiglie. Creiamo 264.000 posti di asilo nido in più nel nostro paese, a supporto della socialità di quei bambini, ma a supporto anche delle giovani coppie che magari i figli non li vogliono perché hanno paura di non sapere a chi lasciarli, oppure in famiglia uno dei due, quando già il lavoro è difficile da trovare, quando c'è l'opportunità di trovare un lavoro, decide di restare a casa perché hanno messo al mondo un bambino. Sul versante dei fondi per l'attrattività invece dei borghi, dei piccoli comuni, stiamo parlando di 250 piccoli comuni, tra i più piccoli in assoluto del nostro paese, dove si concentreranno 1.300 interventi di riqualificazione sociale e culturale con l'obiettivo di ripopolare zone bellissime del nostro paese che oggi sono abbandonate perché mancano le prospettive, i servizi, manca la vita in sostanza. Questo per esempio accadrà a Colle Brianza, in provincia di Lecco, dove la sindaca Tiziana Galbusera con 1.600.000 euro potrà far rivivere il borgo antico, quasi totalmente spopolato. Piazza, edifici e spazi pubblici saranno trasformati in luoghi di accoglienza e promozione di attività teatrali e artistiche. Corigliano Rossano, in Calabria, il sindaco Flavio Stasi con 15 milioni di euro potrà cambiare il volto del quartiere affacciato sul Mar Ionio, trasformando beni confiscati alla criminalità organizzata in 18 appartamenti per housing sociale. Riqualificando l'edificio storico e la piazza per aprire un centro polifunzionale. E poi, per parlare delle grandi città, Venezia, Luigi Brugnaro potrà cofinanziare un intervento e far nascere il Bosco dello Sport con uno stadio, un'arena e un grande spazio alberato. A Genova, per la valorizzazione della cinta murale del sistema dei porti genovesi, ci sono 70 milioni di euro. A Palermo, con 33 milioni di euro, recupereremo l'ex convento della manifattura dei tabacchi con la valorizzazione dell'intero complesso architettonico in chiave nuova, in chiave culturale, in chiave artistica. C'è ancora Napoli, dove il sindaco Gaetano Manfredi con 70 milioni di euro potrà mettere finalmente la parola fine al degrado di Scampia. A Napoli, una delle città più belle del nostro paese, noi auguriamo che con il progetto Restart Scampia possa restituire finalmente dignità e decoro ai cittadini di quel quartiere, con 300 alloggi sociali, attrezzature scolastiche, un parco urbano, impianti sportivi, tutto realizzato con tecnologie ecosostenibili. E onestamente potrei andare all'infinito con queste citazioni e non ci stancheremmo nemmeno, perché questi non sono numeri, non sono atti amministrativi, non sono procedure burocratiche con le quali ci scontriamo tutti ogni giorno. Queste sono le azioni
che cambiano in meglio nei fatti la vita reale delle persone. Questa è in definitiva per noi la politica sana, vera, bella. Ed è la politica che avevano in mente coloro che 75 anni fa scrissero quello che per me è uno dei brani più belli della storia della letteratura italiana, l'articolo 3 della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ogni singolo aggettivo, ogni verbo, ogni sostantivo di questo articolo è straordinariamente bello e insieme straordinariamente pesante. Ha una bellezza abbagliante, che è la bellezza abbagliante degli ideali repubblicani, e ha il peso enorme della responsabilità politica quotidiana, perché ricorda a noi, istituzioni del Paese, che se non trasformiamo i nostri progetti in azioni e le nostre parole in fatti, quegli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini non solo resteranno dove sono, ma tenderanno ad aumentare. Ecco perché mi piace parlare di questi progetti, perché non vedo l'ora di metterli in pratica, perché è mio dovere, è nostro dovere, perché lo dobbiamo alla nostra Costituzione e lo dobbiamo soprattutto alla nostra coscienza di amministratori. Che dobbiamo fare adesso per trasformare questi progetti in opere concrete? Proseguire e rafforzare soprattutto la semplificazione delle procedure, che a questo punto deve investire in modo particolare quelle istituzioni che sono chiamate a esprimere pareri e autorizzazioni e tutti quegli organismi che sono dotati di una sorta di potere di interdizione che viene usato qualche volta anche in maniera pretestuosa. Serve anche un maggiore supporto, anche più rapido, da parte degli uffici centrali preposti al PNRR nel rispondere ai comuni. Ora, abbiamo fatto una, lo dico ai parlamentari, abbiamo fatto una semplificazione incredibile in questi anni. Noi semplifichiamo e poi però ci ritroviamo, come nel gioco dell'oca, a tornare indietro. Faccio un esempio. Il Ministero della Pubblica Istruzione, negli assegnare per i fondi agli asili nido, ha creato, diciamo, un modello molto complicato. Vedo i sindaci che sorridono perché è arrivata questi giorni la convenzione. E allora, che è successo? Non siamo stati autorizzati a iniziare le progettazioni nonostante la graduatoria fosse pubblicata da tanto tempo. Perché? Perché dobbiamo aspettare la concessione. Gli accordi di concessione sono molto complicati. Pensate, ci sono 28 obblighi nei confronti dei comuni che sottoscrivono l'accordo. In 23 casi ci sono situazioni che fanno scattare il taglio tra il 10 e il 25%. 13 casi indicati in quell'accordo fanno decadere il finanziamento. Ci sono restrizioni della revisione dei prezzi con il divieto di usare i ribassi d'asta in un momento in cui, come dire, i soldi servono, perché abbiamo aumento delle spese, dei costi. Un appesantimento burocratico dell'utilizzo della piattaforma del Ministero, che usa una piattaforma che è diversa dalla piattaforma Regis, che tutti noi sentiamo, no? I nostri dipendenti ci dicono: sindaco, sto inserendo i dati nel Regis. Per il Ministero della Pubblica Istruzione li dobbiamo inserire nel Regis e poi li dobbiamo reinserire all'interno di una piattaforma diversa. E in tutto questo, per il finanziamento, bisogna compilare 500 campi dei modelli dell'anagrafe della edilizia scolastica. Ora, noi vorremmo delle certezze delle scadenze fissate dai ministeri per l'avvio dei lavori, perché non è che il ministero ci mette 3 mesi per trasmettere la convenzione e poi chiedete ai comuni di aggiudicare i lavori in 4 mesi dalla sottoscrizione
pena la revoca dei finanziamenti. Che cos'è? Una prova di abilità? Quando leggevo nella mia convenzione i 28 impegni dei comuni, ho detto tra poco uscirà la corsa ad ostacoli, la passeggiata sui carboni ardenti e il livello 256 del videogame Pac-Man. Non tutti lo sanno, ma... quelli dell'età mia e di Nardella sanno che il livello 256 del Pac-Man era irrisolvibile perché c'era un bug nel sistema, quindi non si poteva risolvere. Ho detto troveremo qualcosa che ci impedisce di prendere i soldi, l'avranno studiata apposta. Devo dire che invece ho molto apprezzato la disponibilità del ministro Valditara che abbiamo incontrato qualche giorno fa, che ha voluto dare precise rassicurazioni fissando scadenze e procedure, come dire, un po' più ragionevoli per aggiudicare i lavori per i nuovi asili nido e per le scuole dell'infanzia. Dobbiamo fare insieme tutti gli sforzi necessari a superare gli ostacoli. Non dobbiamo aggiungere ostacoli nel momento in cui invece stiamo cercando di semplificare le procedure. Qui a Bergamo, non so quanti di voi lo sanno, sorge uno dei palazzi comunali più antichi del mondo. È stato realizzato tra il 1100 e il 1200, al termine della società feudale, al nascere proprio delle prime esperienze civiche in Europa. Successivamente, quel palazzo, quando si sono trasferite le funzioni giudiziarie, ha preso il nome di Palazzo della Ragione. Questa strana coincidenza mi ha fatto riflettere, un parallelismo, se vogliamo, azzardato, ma quanto mai reale, che lega la sede del Comune alla ragione, non alla regione, Presidente Fontana, alla ragione. E credo sia proprio la ragione quella che ci deve guidare nei prossimi mesi. E anche nei prossimi giorni, ma anche in queste ore, Ministro Calderoli, grazie per quello che ha fatto in queste ore, poi magari in un passaggio lo ricordo che cosa ha fatto in queste ore. Lo dico per esperienza, perché la trattativa con il Governo e il Parlamento, quando c'è la legge finanziaria, è sempre tormentata quando c'è una nuova legge di bilancio. Un momento delicato per i comuni, ma è anche un momento delicato per la vita delle famiglie e delle aziende del nostro Paese. E noi in questa fase pensiamo di non dover disorientare i cittadini con segnali contraddittori. Mi spiego. Come facciamo a dire ai nostri cittadini, perché l'abbiamo fatto tutti, ognuno di noi è andato ai cittadini e ha detto abbiamo miliardi di euro in opere pubbliche con il PNRR. Come facciamo a dire questo e contemporaneamente a dire però purtroppo a causa delle ristrettezze dei bilanci comunali dobbiamo ridurre i servizi essenziali. Un esempio per tutti: sto aprendo nuovi asili nido nella mia città, posso dire secondo voi stiamo aprendo nuove asili nido nuovi e poi contemporaneamente magari tra qualche mese devo tagliare le ore di apertura pomeridiane degli asili nido esistenti? Io credo non si possa fare. Che devono pensare di noi cittadini? Che o siamo pazzi o siamo imbroglioni. Siccome in questa sala sicuramente non ci sono pazzi e nemmeno imbroglioni, e siccome sono sicuro che nelle stanze dei ministeri non ci sono pazzi e non ci sono imbroglioni, io credo che la cosa più urgente da fare sia stata quella di aprire un confronto con il governo per affrontare la situazione. E in questi giorni abbiamo incontrato alcuni esponenti del governo e in queste ore cominciamo a valutare gli effetti di questo confronto. Non abbiamo ancora un testo, abbiamo delle notizie giornalistiche, delle notizie che arrivano dai telegiornali, qualche notizia l'abbiamo acquisita da qualche ministro, compreso il ministro Calderoli, che è stato il primo che abbiamo incontrato e onestamente è stato il primo ad attivarsi per rimettere a posto un poco di cifre che servono ai comuni per tenere in piedi i bilanci. Ma perché dico questo? Perché siamo di fronte a un rischio di una tempesta perfetta, involontariamente, perché ci abbiamo insieme la spirale inflazionistica, l'impennata dei costi dell'energia e il ritorno involontario, per scadenza di normative, di una stagione di tagli ai trasferimenti locali. E noi dobbiamo evitare questa tempesta o almeno dobbiamo cercare di ridurre gli effetti negativi. Dalle prime informazioni sui contenuti sulla legge di bilancio ci sembra che qualche passo nella giusta direzione si stia facendo.
Abbiamo avuto un aumento dei costi energetici, un aumento dei costi energetici del 60-70%, in alcuni comuni del 100%. Nel mio comune, per continuare a fare degli esempi, siamo passati da 7 milioni a 16 milioni di euro, più 123%. Abbiamo ottenuto dei ristori dallo Stato, tanti soldi, 860 milioni, 1,2 miliardi, tutto il comparto, se teniamo insieme anche province e città metropolitane. Ma non bastano, perché quegli aumenti, quei ristori ci stanno coprendo il 50-55% dell'impennata che abbiamo avuto di quei costi, che sono anche diversi da comune a comune. E quindi noi stiamo chiedendo di aiutarci con 200-300 milioni entro la fine dell'anno. So che il governo l'altro giorno, ma ce lo diranno in questi giorni i ministri, in queste ore, hanno approvato un decreto che si chiama decreto accise, dove ci sono delle risorse già per il 2022, sappiamo anche che ci sono delle risorse per cominciare ad affrontare il 2023. Sappiamo bene che viviamo in una situazione di ristrettezze, però, come dire, sapere che abbiamo già delle risorse per cominciare ad affrontare i primi mesi dell'anno prossimo e magari fare come abbiamo fatto per quest'anno, che a trimestri sono arrivate delle risorse, un po', come dire, ci rasserena rispetto a qualche giorno fa. Questa è già una prima risposta. Dobbiamo evitare di spegnere le città o di ridurre alcuni servizi essenziali. Quindi il confronto preliminare, anche in questo caso, come vedete, si è rivelato molto utile. È il principio di leale reciproca collaborazione che per noi è un metodo che in questi anni è diventato poi sostanza e anche merito nelle decisioni. È un esercizio di democrazia tra le istituzioni. La legge di bilancio, tra l'altro, è un momento fondamentale per le decisioni che incidono sulla vita delle persone. Perché sembra assurdo, ma rischiamo di affrontare una stagione di tagli proprio nel momento in cui siamo in una fase espansiva delle risorse per i nostri bilanci. L'abbiamo detto tante volte, entro il 2027 avremo 2 miliardi e mezzo di euro in più rispetto a prima, sono vincolati al welfare, agli asili nido e al trasporto scolastico per i disabili. Però le buone notizie finiscono qui e iniziano le preoccupazioni, perché oltre all'aumento dell'energia, il concatenarsi di alcune norme che scadono, non è colpa di nessuno, ma scadono o partono quest'anno o scadono quest'anno, ma sono norme che erano state studiate negli anni passati, ci portano a un taglio delle risorse nei confronti dei comuni. Li voglio brevemente indicare quali sono questi fondi. 210 milioni di euro li perdiamo nel 2023 perché abbiamo una riduzione delle risorse che ci sono sempre state date del fondo Imutasi. Sapete che lo Stato, quando ha tolto la tassa sulla prima casa, a un certo punto ha sbagliato per 1.800 comuni. E a questi 1.800 comuni a un certo punto è stato detto va bene, vi diamo 110 milioni, ma questi 110 milioni ogni volta diventa una contrattazione con lo Stato, non mi ricordo manco qual era il governo che ha commesso l'errore. Non è che ogni volta, adesso sto trattando con Giorgetti e l'altro giorno con il Ministro Calderoni, però dovrebbero essere risorse che devono stare vita natural durante nei nostri bilanci. Ogni volta, ogni anno dobbiamo stare a litigare. Quest'anno si ripropone un'altra volta questo problema. Abbiamo perso 100 milioni di euro perché c'è una norma che si chiama Spending Review informatica che prevedeva che dal 2023 al 2025 dobbiamo spendere questi 100 milioni. C'è un altro problema che è quello del ristoro. Sapete che quel taglio di 560 milioni entro il 2024 lo recuperiamo tutto e recuperiamo circa 100 milioni all'anno, l'anno prossimo addirittura 260 milioni, però quest'anno sono solo 30 i milioni. A che ci servono quei soldi e ce ne servono di più? Servono a fare la perequazione, cioè noi con queste risorse in più, Ministro, che arrivavano da un mancato taglio, cioè dal ristoro del taglio, abbiamo tenuto in piedi la sua norma sulla, o meglio l'attuazione della sua norma sulla perequazione con dei fondi che erano nostri. Non ci abbiamo fondi dello Stato per fare la perequazione verticale nonostante quella norma prevedesse un fondo verticale. Usiamo le risorse nostre. Se adesso non ci sono quelle risorse, rischiamo di lasciare qualche comune con un bilancio in crisi. Che abbiamo fatto in questi anni? L'operazione di perequazione orizzontale la facciamo, cioè i comuni che devono perdere perdono qualcosa, i comuni che devono guadagnare legittimamente e giustamente nel rapporto
capacità fiscali e funzioni fondamentali e fabbisogni standard, i comuni che devono perdere perdono, quelli che devono guadagnare guadagnano. Ma per non far perdere ai comuni, che abbiamo fatto? Abbiamo preso queste risorse e le abbiamo utilizzate per evitare, per neutralizzare i danni ai bilanci dei comuni che perdono. E guardate, non è una questione nord-sud, perché in tanti continuano a dire che il nord perde a favore del sud. Ho voluto, tramite l'IFER, fare soltanto due esempi. Bari, Cosenza e Caserta, nella perequazione orizzontale, perdono e guadagnano Brescia, Ravenna e Rimini. Quindi io, in questi anni, caro Emilio, ti ho dato dei soldi nell'ambito della perequazione che abbiamo fatto tra di noi. E io sono un comune del sud e tu sei un comune del nord abbastanza ricco, perché capacità fiscali, fabbisogni standard sono complicate, cioè la condizione socio-economica di un comune e dei servizi da offrire, quelli che già ci sono in rapporto alla propria capacità fiscale, non è un ragionamento semplice. Noi pensiamo che ci sono dei comuni ricchi e dei comuni poveri, non è così. I comuni maggiormente in crisi sono i comuni piccoli, delle aree interne e delle aree montane, in Piemonte in particolare. Tant'è vero che l'anno scorso, nell'ambito degli algoritmi, perché ci hanno spiegato, giustamente ho fatto il parlamentare anch'io, non è che si può dire al comune di Firenze do questi soldi, al comune di Bari tolgo questi soldi, ci vuole un algoritmo per neutralizzare gli effetti negativi. Quell'algoritmo non raggiungeva mai quei piccoli comuni in grosse difficoltà, e l'anno scorso ci siamo fatti dare finalmente 50 milioni di euro che ci sono serviti a raggiungere i piccoli comuni in grandissima difficoltà dal punto di vista economico e sociale. Quei comuni sono 1000, non 10 o 100, sono 1000. Quella norma valeva l'anno scorso, quest'anno non vale più, sono altri 50 milioni che, se non ce li abbiamo, la perequazione quest'anno rischiamo che fa danni ai bilanci di alcuni comuni, anche medio-grandi, che avranno difficoltà poi a recuperare quelle risorse. Noi abbiamo chiesto l'invarianza del fondo per i comuni e non vogliamo, ormai sono due anni che non tagliamo risorse a nessuno, facciamo un'operazione di equità sociale, ma comunque non tagliamo risorse a nessuno. E quest'anno i dati della Commissione Tecnica Fabbisogno Standard farà delle modifiche, che sono le percentuali perequative, la revisione delle capacità fiscali, le dico queste cose, l'aggiornamento dei dati a partire dai dati della popolazione, la revisione del fabbisogno standard sugli servizi scolastici, tutti questi termini che ho usato, significa che faremo una perequazione con 100 milioni di euro. Se non arrivano quei 100 milioni che quest'anno ci vengono sottratti involontariamente, noi la perequazione la vedo difficile che riusciremo a farla. Abbiamo bisogno quindi dei 100 milioni, più 110, più 50. Io e Alessandro Canelli, che guardo negli occhi adesso, che è il presidente dell'IFEL, insieme ad Andrea Guerra, si occupa della finanza locale, sappiamo che ci servono 350 milioni. E non sto parlando, non sto toccando il tema degli aumenti contrattuali dei nostri dipendenti, che vale 600 milioni, non sto parlando della stagione legata a quello che potrà accadere con la sentenza Tasi sulla prima casa, non sappiamo che effetti avrà, e non ho detto ancora una parola sui 450 comuni che sono in dissesto e in predissesto. È una sentenza della Corte Costituzionale, anzi due, mi ricordava Veronica stamattina, dicono che non è che è colpa dell'incapacità di chi li amministra, nella maggior parte dei casi la ragione è da rintracciare nelle condizioni socio-economiche di quei territori. Non le sto toccando queste cose, non le ho toccate nemmeno nell'incontro che abbiamo avuto io e Alessandro Canelli con il ministro Giorgetti in queste ore. Sembravamo onestamente Totò e Peppino, eravamo organizzati, eravamo andati meglio col Calderoli, perché siamo arrivati lì, ci eravamo divisi i compiti, ognuno diceva in presenza è più facile, in videoconferenza a un certo punto ci siamo sovrapposti, io chiedevo una cosa, lui chiedeva un'altra, sembravamo quei due che dicevano no, io volevo a Savoie, però per fortuna alla fine credo che gliel'abbiamo spiegato al ministro Giorgetti. Andiamo io e Canelli, perché io diciamo sono del Partito Democratico, Canelli è della Lega, uno del nord, uno del sud, come dire, dimostriamo anche plasticamente che i sindaci all'interno dell'Associazione Nazionale sono uniti, e questa è sempre stata e sarà sempre la nostra forza. Su tutti i temi, anche su temi, soprattutto su temi su cui riceviamo comprensione, ho molto apprezzato le parole del
del ministro Nordio sulla responsabilità dei sindaci, che certamente non si esaurisce con l'abuso d'ufficio. Ne abbiamo parlato tante volte nelle nostre assemblee, ogni volta che ne parlo, come dire, io mi accaloro sempre un po', perché ho negli occhi il viso di colleghe e colleghi che hanno sofferto anche insieme alle loro famiglie per accuse e incriminazioni che poi sono cadute nel vuoto, che magari hanno abbandonato anche una missione che gli era stata assegnata dai loro cittadini e l'hanno abbandonata con dolore. Da anni siamo sulle pagine della cronaca di giudiziaria con tanti casi che vedono i sindaci imputati per, ma anche gli amministratori locali, i dirigenti pubblici, per provvedimenti relativi a imputazioni di responsabilità penale, civile, erariale, che nella stragrande maggioranza dei casi si poi concludono con archiviazione. Lo ricordava prima Enzo, c'è un dato, anche qui bisogna leggere i dati, il 93% dei casi di contestazione del reato di abuso in atti di ufficio si risolvono tra assoluzione e archiviazioni. Credo che basta questo numero a dirci che questo tema non è rinviabile. Non stiamo chiedendo trattamenti di favore, non abbiamo mai chiesto, non stiamo credendo l'immunità, l'impunità, noi vogliamo una regola certa da rispettare con rigore, perché come abbiamo detto più volte, se un sindaco sbaglia bisognerebbe fare una norma che moltiplica la pena per un sindaco, perché il sindaco sta lì perché ha avuto la fiducia dei propri concittadini. Però dateci delle regole certe, non è che si può essere imputati per il solo fatto che uno ha un ruolo, si può essere imputati solo per il fatto che uno fa il sindaco per qualunque cosa accade nel proprio comune, si può essere imputati perché uno ha un ruolo? Secondo me no. E a proposito del nostro ruolo, il prossimo 25 marzo è l'anniversario dei 30 anni dall'entrata in vigore della legge sull'elezione diretta dei sindaci, un sistema elettorale che è quello che resiste da più tempo e con maggiore successo, perché crea un rapporto diretto, no, tra gli elettori e gli eletti. Ce lo possiamo dire oggi, a pochi mesi dalla nuova tornata elettorale politica, perché purtroppo credo che non possiamo dire la stessa cosa del sistema in vigore per eleggere i membri del Parlamento. Credo sia necessaria noi sindaci, lo sentite anche dalle reazioni della platea, siamo convinti che sia necessaria una nuova legge elettorale che garantisca ai cittadini e ai territori piena rappresentanza attraverso la possibilità di scegliere i propri parlamentari. Perché negli ultimi anni, onestamente, questo sistema dei listini bloccati non solo ha contribuito ad allontanare i cittadini dalla politica, lo vediamo poi dalle persone che non vanno a votare e dalle istituzioni, ma ha creato disorientamento anche tra noi sindaci, perché in caso di difficoltà alcune volte non abbiamo riferimenti, non abbiamo rappresentanti del territorio a quali poterci rivolgere. Io trovo che il sistema sia deleterio nei confronti del Paese e anche della democrazia rappresentativa, perché guardate, abbiamo sostituito il rapporto fiduciario con i cittadini con la fedeltà al capo del proprio partito o peggio alla corrente del proprio partito. Come dire, io ho un profondo rispetto istituzionale per il Parlamento, un anno e mezzo sono stato anche parlamentare, poi ho scelto di tornare nella mia città a fare il sindaco, insieme a me e altri, no? Dario, te la ricordi quella sera che dicevamo, non ci candideremo, alla fine ci siamo candidati a fare i sindaci, però onestamente è stata l'esperienza più bella della nostra vita, anche dal punto di vista umano, quindi abbiamo profondo rispetto per il Parlamento dal punto di vista istituzionale, questa fascia tricolore ci porta ad avere rispetto istituzionale, però, come dire, senza sforare nelle competenze della rappresentanza di chi oggi sta in Parlamento, sappiate che se vorrete, come dire, confrontarvi con noi su questioni che riguardano interessi collettivi, i sindaci saranno sempre uniti, saranno sempre dalla stessa parte e saranno pronti a collaborare.
Ed esattamente con questo spirito ci siamo trovati qualche giorno fa a confrontarci con il ministro Calderoli sul tema del regionalismo differenziato, che in queste settimane è tornato ad animare il dibattito politico. Ci siamo presentati meglio, io, Canelli e Locatelli, quel giorno siamo venuti in maniera più ordinata, eravamo vestiti anche meglio. In termini generali è chiaro che secondo noi l'obiettivo deve essere sempre quello di migliorare il livello e la qualità dei servizi pubblici per tutti i cittadini italiani, nel tentativo di ridurre le distanze che ancora esistono, i divari che ancora esistono tra le varie zone del nostro paese. I comuni naturalmente porteranno nella discussione il proprio punto di vista quando avremo una bozza del documento, aperti al confronto e anche a trovare le soluzioni migliori. Noi però siamo convinti, per prima cosa, che in un'eventuale riorganizzazione delle funzioni dobbiamo evitare di moltiplicare e di sovrapporre gli uffici, gli incarichi, le competenze, i passaggi e le procedure burocratiche. Vorremmo accorciarla la filiera burocratica. In secondo luogo, metteremo in chiaro che nessun intervento di riforma potrà mai intaccare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane che sono definite adesso da una legge statale sulla base di un dettato costituzionale. Non vorremmo ritrovarci che qualcuno si mette a svolgere le funzioni che sono tutelate dalla Costituzione e sono competenza dei comuni. Voi lo sapete anche, l'ho ricordato prima, che noi comuni da anni siamo nel pieno di un processo faticoso di analisi, di standardizzazione della spesa, di determinazione delle capacità fiscali, con l'obiettivo di arrivare alla costituzione di un fondo nazionale per la perequazione. Questo lavoro ha comportato uno sforzo organizzativo enorme, siamo ancora nel pieno di questa difficile operazione. Questo percorso virtuoso ci ha consentito di avviare la perequazione, come dicevo prima, tenendo insieme capacità fiscale e fabbisogni standard. Ho ricordato che abbiamo usato i 560 milioni, non sono arrivati ancora tutti, del mancato taglio del DL 66 e stiamo utilizzando le risorse che arrivano su quei tre temi, su quelle tre funzioni che sono i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, 2 miliardi e 500 milioni di euro, li stiamo distribuendo ai comuni per la prima volta superando la spesa storica. Questo a dimostrazione che abbiamo avviato la perequazione usando le nostre risorse che ci tornavano, usando le risorse nuove che abbiamo ottenuto e siamo ad oggi, ministro Calderoli, l'unico livello di governo che nel decennio alle nostre spalle ha dato attuazione alla sua legge sul federalismo fiscale e lo abbiamo fatto noi sindaci senza dividerci, senza litigare, tenendo insieme tutti i sindaci senza distinzioni di partito e di area geografica di provenienza. L'unità, appunto. Abbiamo dato un contributo concreto a tenere saldo quel vincolo di solidarietà su cui si fonda la comunità nazionale. Se è vero che la storia insegna ma non ha scolari, noi siamo pronti a farci maestri di quella lezione sociale, politica e costituzionale che più di 70 anni fa ha dato le basi al nostro Paese. Quel Paese che 2 anni fa si è riscoperto fragile, indifeso, e che ha temuto il peggio proprio a partire da qui, da Bergamo, ma che è rinato anche qui grazie alla forza e alla determinazione degli italiani uniti. Un'Italia che si è rialzata e si è rimessa in cammino. Un'Italia che è tornata ad essere riferimento in Europa e nel mondo, che oggi rivendica il suo ruolo in prima linea sul fronte della pace. Qualche giorno fa, signor Presidente della Repubblica, durante la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate che si è tenuta nella mia città a Bari, le sue parole hanno avuto un impatto più fragoroso di un colpo di cannone. La pace grida la sua urgenza, ha detto riferendosi all'invasione russa in Ucraina. Quasi 300 giorni sono passati e ancora oggi quella guerra continua a mietere vittime e a devastare il cuore dell'Europa. Oggi quelle immagini violente e per certi versi anche anacronistiche che pensavamo di aver relegato alle pagine dei libri di storia sono tornate a essere attuali, comuni, quotidiane e vivono negli sguardi smarriti dei bambini e delle donne ucraine che stiamo accogliendo nelle nostre città, persone alle quali assicuriamo un tetto sicuro sotto il quale vivere,
un tetto sotto il quale sperare di sentire finalmente tutto quello che noi ci aspettiamo di sentire, l'annuncio che la guerra è finita. E qui a Bergamo incontreremo giovedì i colleghi ucraini, i sindaci di Kiev, di Leopoli e di Bucha. Ascolteremo le voci dei loro paesi, delle loro comunità, la loro terribile esperienza, ma so già che dai sindaci ucraini riceveremo soprattutto un messaggio di speranza, di ritorno alla vita e di ricostruzione. Noi vogliamo stare concretamente al loro fianco, impegnandoci, lo stiamo già facendo come Associazione Nazionale dei Comuni e con altri comuni, in progetti di gemellaggio e sostegno tra comuni italiani e ucraini finalizzati alla ricostruzione materiale e civile. Questo fanno i sindaci, ricostruire dopo le macerie, ricomporre i pezzi di comunità spezzate e renderle più forti. Questo ha fatto Giorgio qui a Bergamo all'indomani della pandemia. Questo fanno gli imprenditori che ogni giorno ricostruiscono il rapporto di fiducia con i propri lavoratori, non mollando ma andando avanti e provando a condividere sacrifici e speranze. Questo stanno facendo i sindaci marchigiani insieme ai loro concittadini mentre ancora piangono i morti portati via dalla furia delle acque. Comunità che si rimettono in cammino. Perché chi spera cammina, diceva Don Tonino Bello, un mio conterraneo, un sacerdote, un missionario, un insegnante. Un uomo che ha consegnato la sua vita alla ricostruzione della vita degli ultimi. Un costruttore di pace di cui oggi questo Paese e questa Europa avrebbero tanto bisogno. Chi spera cammina, non fugge, si incarna nella storia. Costruisce il futuro, non lo attende soltanto. Alla passione del veggente, non l'aria avvilita di chi si lascia andare. Cambia la storia, non la subisce. Queste sono le parole di Don Tonino che consegno a voi e questo è l'augurio che faccio a tutti noi sindaci. Camminare e sperare, costruire la storia, quella delle nostre città, quella delle donne e degli uomini di questo straordinario paese. Non attendiamo il futuro, costruiamolo insieme. Non fa niente se ci vorranno 1, 10, 100 passi. Ciò che conta è camminare. Senza smettere mai di sperare, senza smettere mai di sognare. Buona assemblea a tutti e viva l'Italia che spera, viva l'Italia che cammina e viva l'Italia dei sindaci e dei comuni.